a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Come prima cosa vi ricordo subito, se vi fa piacere, se vi va, di iscrivervi al mio canale cliccando il tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella. In questo modo sarete sempre aggiornati ogni volta che ci sarà una nuova uscita sul canale, che vi aspetto anche su Instagram. Trovate Nickname Sovrappressione, il link è diretto sotto in info box, è un social molto più attivo e quindi avremo modo di interagire e conoscerci più rispetto al solo canale, e che vi aspetto anche sul profilo delle piante perché è la mia stessa passione. E come al solito anche su TikTok vi faccio video molto più veloci e provo prodotti, quindi avremo modo di conoscerci meglio anche lì. E niente, pacchettamento passione unghie, era un po' che non facevo un ordine a passione unghie, mi servivano dei prodotti d'urgenza, anzi penso che ne farò un altro anche a inizio mese, già ho un carrello pronto. E quindi eccolo qua, velocissimi, perché tra l'altro mi sembra l'ho fatto o domenica o lunedì, oggi è martedì, già è arrivato. Quindi vi faccio subito vedere, tiriamo tutto fuori e poi vi faccio vedere alla fine come al solito i prodotti stesi. Queste sono le nuove basi HD color pastello che sono uscite. Quindi abbiamo questo è l'omaggino, andiamo a vedere come prima cosa l'omaggino. I glitter verdi molto belli, ok. E prendo l'app così vi dico anche i prezzi. Facciamo così, facciamo prima. I miei ordini, ok. Aprirò. Quindi qua dentro abbiamo i gel, quindi abbiamo 5 gel, non l'ho messo al contrario, no? Ma queste sono le due plastiline, e due plastiline, tre gel color, un semipermanente e un gel paint, perché poi tra l'altro ho acquistato un corso di micropittura perché l'avevo fatto un sacco di anni fa, Nicolas era piccola, quindi sto cercando di fare in questo periodo un po' di corsi di aggiornamento, e quindi mi serviva il paint giallo e quindi per questo ho fatto l'ordine. Poi ne ho approfittato e ho preso anche altre cose. E quindi direi di cominciare. Vabbè, il paint questo l'ho pagato 7,99 euro, mi sembra, me lo ricordo bene, se non sbaglio, sì. È fatto in tubetto e questo è perfetto appunto per la micropittura, asciuga in lampada, però sono gel molto molto pigmentati, quindi mi serviva per quello. Poi questo dovrebbe essere, eccolo qua, questo mi sembra che stava in offerta se non sbaglio, e questo l'ho pagato sì 3,99 euro e si chiama Key Lime, un bel colore primaverile. Ok. Mi sembra che anche è ancora disponibile, quindi se volete acquistarlo lo trovate. Molto bello. Quindi, poi vi faccio vedere i due prodotti in plastilina, che anche questi stavano in super offerta, e questi si utilizzano per fare le nail art in rilievo, e ho preso sia il purple che il blu, che erano quelli
quelli che stavano entrambi in offerta comunque. Questa è purple. Che bello che ha questo blu. E questo è il blu. Questi stavano a 2,79 euro l'uno, se non sbaglio. Quello viola sicuro. Sì, tutte e due 2,79 euro. Poi ne ho approfittato come al solito prendendo tre prodotti sopra ai 4 euro e le spese di spedizione gratuite, quindi qui stava a 7,99 euro. Poi ho preso tre colori. Questo che è beautiful, è un fast, i fast hanno una pigmentazione pazzesca, guarda che bello che è, bellissimo. E questo stava a 3,99. Poi ho preso Frida, che è un classic, che è il C100, questo non l'ho detto, è l'F83, questo è il C149. Bellissimo anche questo colore. Se vuole fa vedere, fa il timido. Bellissimo, bello, 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 bello. E poi dopo, come vi dicevo, vi faccio vedere esteso. Questo stava a 5,49 euro. E poi ho preso Incanto, questo è il C85 e anche questo stava a 5,49 euro. Guardate che cos'è, bellissimo, cioè, sono colori perfetti per questa stagione ma anche per l'estate. Poi gli stand vi faccio vedere stesi, come vi dicevo. E poi ho preso, come al solito, due lime, che io le prendo sempre. Queste sono quelle lavabili, disinfettabili, sono buonissime. E sono una 180 e l'altra 180 2,40, e le ho pagate 1,99 euro l'una, se non sbaglio. Sì. Queste sono davvero ottime, queste linee. E quindi niente, questo era l'altro ordinuccio che ho fatto. Adesso stendo i colori e poi torno, così vi faccio vedere. A tra poco. Allora, ho provato tutto, quindi adesso vi faccio vedere, iniziando dai colori, se riesco a prendere. Allora, questo è Beautiful, che sarebbe questo. L'FB83, un colore molto molto adatto alla stagione sia primaverile che invernale. Poi abbiamo, questo è bellissimo, Frida è davvero stupendo, è il C149, ha una super pigmentazione, si stende benissimo, bello 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 anche questo. Eccolo qua. Poi il semi permanente, che ah no, questo è Incanto, bello anche lui, e è il C85. E che bello che ha il C85. Poi questo è il semi permanente, è Key Lime, molto bello anche questo. Allora, ho provato anche le due plastiline, la viola e la purple, ci ho fatto un fiore unico perché è giusto per farvi vedere. Vedete l'effetto fiore in rilievo, e dentro ho fatto anche i puntini con il paint giallo che catalizza benissimo. Mi piace anche quello, una cosa fatta proprio al volo giusto per
provare. E quindi niente, anche allora c'è da dire che quello blu è meno pastoso, nel senso che è un po' appiccicaticcio. Infatti, vi faccio vedere anche, a parte potete vederlo anche dalla tip, che l'ho macchiata tutta perché rimaneva un po' sulle dita. Eccolo qua. E questo era il residuo che avevo sulle dita, mentre quello viola invece si stende meglio con le dita e non macchia. Ma poi prenderò anche sicuramente quello bianco, che quello bianco mi sembra che però stava a prezzo pieno, però vabbè, questo per fare nei nail art il rilievo è fantastico e si modella con il liquido, quello per l'acrilico praticamente. Questo è il fiorellino. E quindi niente, questo era l'altro ordinuccio che ho fatto. Le lime le conosco bene, per questo le prendo sempre. E io, come al solito, spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Mi raccomando, se è così, mettete tanti like, iscrivetevi per non perdere i prossimi video. Condividete il mio video per supportare e aiutare il canale a crescere. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, già l'ho detto perché ripeto le cose 100 volte. Dal mondo colorato di Passione Unghie vi saluto e se vi va, ci vediamo la prossima volta con altri video inerenti al mondo delle nails. Ciao! Feel just like a rock star.